Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato a portarvi un video molto interessante perché oggi, come vi dicevo, andremo a vedere qualche aziendina che si quoterà nel 2021 tramite IPO ed è per questo che andremo a vedere quelle che secondo me sono le più interessanti, dove potenzialmente si potrebbe fare un buon investimento. Ragazzi miei, ve ne porterò secondo me 5 o 6 tra quelle che io reputo più interessanti. Detto questo però, ricordo sempre che questi video qua mi richiedono molto tempo, soprattutto non tanto per girare ed editare, ma per informarmi e portarvi sempre contenuti di qualità. Come sapete, sto cercando di fare un video al giorno dal 1 gennaio al 31 gennaio. È una sfida personale perché, per chi non lo sapesse, io ho anche un altro lavoro. Quindi, tendenzialmente, quando finisco di lavorare e inizio di nuovo a lavorare su questo progetto qua. Ed è per questo che vi chiedo cortesemente di raggiungere i 100 likes se volete nei prossimi giorni. Tre aziende da comprare per febbraio 2021. Detto questo, addentriamoci subito con le prime IPO interessanti. La prima che voglio presentarvi è Stripe, che è una fintech americana molto interessante perché è un'applicazione che vi permette di trasferire denaro da una parte all'altra del globo terrestre e soprattutto ha una forte correlazione con l'e-commerce. Infatti gestisce l'infrastruttura dei pagamenti digitali per quanto riguarda grandi società del settore come Airbnb e Amazon, quindi è un'azienda da tenere sott'occhio ed è molto molto interessante. Non si sa attualmente quale sarà la data ufficiale di IPO, però dovrebbe essere nella seconda metà del 2021. Detto questo, considerate che l'attuale valutazione è all'incirca di 70 miliardi, che equivarrebbe all'incirca ha un rapporto tra prezzo fratto ricavi all'incirca di 30, quindi molto molto elevato. Però diciamo che è difficile trovare valutazioni accettabili durante l'IPO, però secondo me è un'azienda da tenere sott'occhio. La seconda che vi voglio portare è un'azienda interessantissima e si chiama WePath ed è una startup robotica fondata, pensate un po', da due rumeni, ovviamente però ha sede negli Stati Uniti ed è molto interessante perché potenzialmente in un settore che a mio avviso crescerà tantissimo nei prossimi anni. E considerate anche che è stata votata dal Financial Times l'anno scorso come la realtà tecnologica a più alta crescita dal 2015 al 2018, quindi è molto molto interessante. Come vi dicevo, anche qua la data ufficiale dell'IPO non si sa, però dovrebbe essere comunque all'interno dell'anno 2021, salvo complicazioni o altre cose. Considerate anche che Airbnb io la trovo sopravvalutata all'incirca intorno ai 60, figuriamoci adesso che è intorno ai 130, quanto possa essere sopravvalutata. Considerate che qualche numero interessante potrebbe essere che nel 2020 ha avuto una crescita delle vendite del 500% rispetto a 2 anni fa. Infatti i ricavi per il 2020 dovrebbero essere all'incirca 400 milioni, quindi molto molto interessante. Un'altra azioncina che potrebbe quotarsi nel 2021 è Robinhood, che non so se la conoscete, ma è una delle più famose piattaforme per fare trading e investimenti in USA. Considerate che attualmente vanta 13 milioni di iscritti, considerate che solamente durante il periodo pandemico all'incirca tra marzo e giugno ha fatto all'incirca 3 milioni di nuovi abbonati. Questo fa capire quanto la gente non abbia potuto consumare in giro i propri soldi e si sia riversata in broker o addirittura, ragazzi miei, purtroppo lo dico a malincuore, ma ho visto tantissima gente iniziare a giocare nei casinò virtuali, che secondo me è veramente follia. Per quanto riguarda Robinhood, la quotazione dovrebbe avvenire per la prima metà del 2021, quindi potrebbe essere anche nei prossimi 3-4 mesi. Tenetela d'occhio perché è una piattaforma molto molto interessante, secondo me è molto simile al Trading 212. Considerate però che io penso che avrà valutazioni folli, considerate però che stando all'ultima valutazione fatta dovrebbe essere all'incirca valutata 11 miliardi, che rappresenterebbe un rapporto prezzo su vendite all'incirca di 21, quindi non esageratamente sopravvalutata, ma considerate che io penso che il giorno dell'IPO vedrete delle cose che il vostro cuore non sarà pronto a sopportare. Considerate che qualche numero interessante potrebbe essere il fatto che nel primo semestre 2020 Robinhood abbia fatturato 271 milioni di dollari, che rappresenterebbe un più 100% rispetto al 2019. Quindi un dato molto molto interessante. Un'altra azienda che potrebbe
quotarsi nel 2021 dovrebbe essere Coinbase, che è semplicemente una borsa di scambio americana che permette la compravendita di criptovalute. Infatti, la pagina principale avrebbe dovuto darvi un po' un'indicazione, ma come potete vedere ci sono Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Considerate che Coinbase è stata anche una di quelle che ha sviluppato insieme a Facebook la criptovaluta, appunto, che uscirà a breve su Facebook, ovvero Libra. Per quanto riguarda l'ultima valutazione, dovrebbe essere all'incirca di 28 miliardi e rappresenterebbe un prezzo utile, quindi un price earnings, sopra i 100, quindi una valutazione molto molto alta, però diciamo che è abbastanza plausibile durante le IPO. Infatti io quello che sconsiglio sempre è quello di investire i primi giorni delle IPO, a meno che non ci siano appunto valutazioni sottovalutate. Comunque, stando agli ultimi report, per quanto riguarda il 2019, avrebbe dovuto registrare, mi pare, all'incirca ricavi per 540 milioni. Stando agli ultimi report, però, per quanto riguarda il 2019, avrebbe dovuto fare ricavi per circa 540 milioni di dollari e utili all'incirca sopra i 140, quindi un margine molto interessante. Un altro IPO che potrebbe essere molto interessante per i prossimi mesi è Deliveroo. Penso avete tutti provato questo servizio qua. È semplicemente un servizio che vi permette di ordinare cibo da asporto. Per chi non lo sapesse, è semplicemente un servizio che vi permette di ordinare cibo e questo cibo qua vi viene portato tramite i riders che potete vedere qua, semplicemente ragazzi che vanno in bici e vi portano il cibo. Deliveroo ha sede in UK, ma ha sviluppato il proprio business in più di 500 delle più grandi città all'interno dell'Europa, dell'Asia, ma anche un pochino negli Stati Uniti, anche se quel mercato lì è molto più difficile da intaccare perché non se lo sapete, ma quest'anno si è anche quotata DoorDash, che è semplicemente un'azienda che, come vi dicevo in un video, ho in watchlist perché è molto simile a Deliveroo, ma ha più business negli Stati Uniti. Come saprete, ha avuto una grande espansione del proprio business durante la quarantena perché tutti erano costretti a stare a casa, i riders continuavano a lavorare e questo ha permesso ad aziende come Deliveroo, DoorDash o Just Eat di incrementare il proprio business. Considerate che qualche numero interessante potrebbero essere questo. L'ultima valutazione della società è all'incirca di 5 miliardi, che è un prezzo molto interessante. Considerate che il rapporto prezzo ricavi è all'incirca solo del 5, quindi praticamente un sesto delle prime aziende che abbiamo visto all'inizio del video. Per quanto riguarda la quotazione, dovrebbe forse arrivare nel primo semestre 2021, però tenete gli occhi aperti che non si sa ancora nulla di ufficiale, quindi magari ogni tanto buttate il nome dell'azienda, cercate IPO e vedete se c'è qualche notizia a riguardo, ma molto probabilmente anche nei prossimi giorni e mesi e anni vi dirò se effettivamente le IPO arriveranno. Considerate che gli ultimi dati che sono riuscito a reperire riguardano il 2018 e prevedevano ricavi all'incirca di 470 milioni di sterline, quindi molto interessanti. Considerate che 470 milioni di sterline potrebbero essere all'incirca 520 milioni di euro. Non lo so, controlliamo un attimo. Mi sbagliavo, sono all'incirca 534 milioni di euro. Quindi valutazioni molto interessanti. Considerate che io parlo, vi sto parlando del 2018. Appena avremo dati un po' più ufficiali, ragazzi miei, vi porterò le mie valutazioni. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.